Rispetto ai tamponi, noi facciamo circa 1200 tamponi al giorno. Per Paolo Sileri lo sa perché ho avuto spesso difficoltà a recuperare i tamponi e devo dire che anche lui mi ha aiutato. Diciamo, il ministro Boccia magari sulla parte sanitaria è un po' più, perché va bene che mi mandano i tamponi, ma devo avere pure i reagenti e devo avere i laboratori di microbiologia. Tenga conto che io non solo non ne facciamo 1200-1300 giornalieri, ma ne abbiamo Ho fatto capito, ma oltre è enorme. 3-4 mila per i rientri, tanto che per chiedere aiuto, e io ringrazio anche, approfitto, mi scusi della sua trasmissione, ma ringrazio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che mi ha aiutato, mi ha processato 2000 tamponi lui. Cioè, io ho fatto talmente tanti tamponi che non riuscivo a processarli in Però Calabria perché questo è non un avevo problema. disponibilità. Questo è il problema, No, non è un Santelli, perché problema vedo gli occhi perché di Sileri che fa il viceministro che ha girato perché tutto il no. paese. Quindi Boccia Allora, dice no. attenzione alla sanità, che è un ruolo importante. Poi Attenzione, sentiamo attenzione, Pregliasco. Sileri, attenzione. Scusi, scusa, sì. scusa Massimo, una cosa. Allora, noi questo Sileri lo potrà confermare. Noi abbiamo fatto 24 tamponi per ogni positivo. Quindi abbiamo fatto tutto come secondo le linee guida. Io adesso la sanità calabrese è una tragedia, ma su questa parte del coronavirus, Pierpaolo è venuto in Ed è Calabria, ha esattamente così. visto che l'organizzazione funziona, Sì, cioè funziona. con molta, molta buona volontà, ma abbiamo messo tutte le energie possibili, ma noi abbiamo tamponato abbastanza bene. Facciamo i dovuti scongiuri perché sono calabrese, ma insomma abbiamo tamponato Iole, bene. scusa se ti chiamo così, ma ci conosciamo da una vita e ci vogliamo bene. Io però quello che non Signore. capisco, che sarei d'accordissimo nel frenare l'andrangheta, abbiamo fatto magnifiche trasmissioni qui con Massimo, ma qui il punto viene prima. Qualcuno ci deve dire, e nessuno l'ha detto, che in Calabria è finita l'epidemia e non c'è nessun rischio che torni. Ma nessuno l'ha No, me l'ha detto, detto. Ma scusa, questo Alessandro, non è scusami. possibile, Sì, Alessandro. Come non è scusami, appena detto possibile? Sileri, No, scusate, scusami, scusami, fatemi finire. C'è scusami una cosa che si Alessandro. chiama in Italia, finché le regioni la smettono di sfasciare l'unità italiana andando ognuna per conto proprio, che si chiama Istituto Superiore di Sanità. È lui che deve dire al governo in quella regione possiamo riaprire Posso subito. subito? Non Allora, l'ha Santelli, detto. Prima che. No, un scusami attimo solo, Alessandro, un attimo solo, voglio sentire i due esperti, così a tutti gli però elementi. noi abbiamo avuto il report del governo, ieri. Va Ieri bene. abbiamo avuto il report del governo e E dava cosa ragione dice? e dava esattamente ragione a quelli che erano i dati della Calabria. Cioè è Sì, ma non ce uguale, l'abbiamo noi siamo dal potuto. tendenziale di R0,5, Allora, quello dove arriverà l'Italia quando speriamo di poter riaprire tutti. Bassetti e